Bene, adesso davvero un evento speciale nella vita di questa trasmissione. Sono davvero felice di avere qui con noi Claudia Cardinale. Grazie, grazie davvero di essere venuta qui da noi stasera. La musica di cena molto diversa. Eccola qua. La nostra meravigliosa Claudia Cardinale. Questo regalo stasera di essere qui con noi. Ma comodi pure qua. E la musica di Cena una volta in West. Un suo onore, guarda che belle foto che abbiamo, con cui abbiamo tappezzato il nostro studio, dietro. Ah, ecco. Allora, intanto le volevo chiedere, ma lei la guarda la televisione? Sì, io vivo a Parigi. Certo, sì, questo lo sappiamo. Però c'ho solo una Rai, Rai 1. Rai 1, quindi quando la guarda solo Rai 1. Eh sì, invece c'ho una casa in Normandia dove posso vedere tutti i canali. Tutti i canali, ma preferisce comunque quella francese o quella italiana? No, io seguo sempre, io sono sempre italiana. Sempre italiana, anche se vivo a Parigi da tantissimo tempo. Sì. Dunque, in questi giorni lei sta provando a Sistina un testo molto conosciuto, quello di Neil Simon, La strana coppia, però in questo spettacolo lei recita accanto a Ottavia Fusco, che è stata l'ultima moglie di Pasquale Squittieri, che è stato il grande amore della sua vita, ha durato 27 anni. Chi? Se non sbaglio, Pasquale Squittieri. Con me? 30. 30 anni, ecco, quindi più di quello. Ecco, di chi è stata l'idea di recitare insieme? Ma noi lo facciamo per Pasquale. Perché l'idea era di Pasquale Squittieri. Era lui che voleva che recitaste insieme. Sì, ma la cosa è che siccome lui, in effetti, è stato l'unico uomo della mia vita, sono stata 30 anni con lui. Di che cosa parla questa commedia, una delle più importanti, delle più grandi del mondo? Beh, ce lo racconta? Invece di essere due uomini siamo due donne. Due donne, perché di solito è stata interpretata da due uomini. Eh sì, io sono una maniaca della pulizia. Invece Ottavia butta tutto per terra, fogli, strazi, sì. Io sto sempre a pulire con la scopa, Sono una maniaca della pulizia. Senta, ma questo personaggio di Fiorenza, che lei dice maniaca della pulizia, sì, le assomiglia? Lei nella vita è una maniaca della pulizia? Beh, a me piace che la casa sia sempre pulita, sì. Senta, questo rapporto di complicità tra lei e Ottavia è nato prima o dopo la scomparsa di Pasquale Squittieri? No, noi ci siamo conosciuti ai funerali di Pasquale. Ai funerali di Pasquale. Di Pasquale stavamo, ci stavamo tutti. E poi ho capito che il desiderio di Pasquale è fare questa cosa che voleva fare. Perciò abbiamo accettato di farlo, Ottavio e io, sì. Ve ne aveva già parlato prima, quindi, di morire, di fare questa cosa insieme? Sì, 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 lui voleva fare questo, sì. Scorrendo la sua filmografia si scopre che dal 1958 ad oggi non ha mai smesso di fare film. Io ho cominciato anche prima. Anche prima del 58. Quando stavo a Tunisi, avevo 16 anni, sono arrivati due registi francesi, io ero una selvaggia, perciò appena l'ho vista arrivare sono scappata via. Sono andati dalla direttrice della scuola a Tunisi e gli ha detto no, Claude era il mio vero nome prima, è una selvaggia, non parla con nessuno. Io facevo solo a botte con i maschi. Solo a botte con i maschi, a Tunisi. Sì. E allora ho parlato con papà e papà mi ha detto sì, e ho iniziato Goa con Omar Sharif. E che anno era quello, quindi prima del 1958? Sì, ma perché 58 lei... stavo a Roma. A Roma. Ma lì stavo ancora a Tunisi. Ma che cos'è il cinema per lei? Beh, io non volevo farlo. Non voleva. Voleva fare l'esploratrice, è vero? Ma no, è successa una cosa assurda. C'era l'elezione della più bella italiana di Tunisi e c'erano tutte le ragazze sul palco. Io stavo con mamma, papà e i miei fratelli e con tutta la gente. E improvvisamente arriva uno, mi prende e mi mette la striscia. Non mi ero neanche presentata. E poi mi hanno offerto il viaggio durante il Festival di Venezia. E siccome a Venezia non c'era ancora il bikini, io stavo col bikini. E allora tutti mi fotografavano. E mi chiedevano di far cinema, produttore. No. E quando salgo sull'aereo con mamma,
su tutti i giornali, c'è la mia foto, la ragazza che rifiuta di fare cinema. Ah sì, eh? Allora, vediamo un filmato molto prezioso che risale proprio all'inizio della sua carriera. E, cioè, e adesso lo vediamo. Ah. Non lo so neanche io. Dove lo vedo? Adesso lo vede subito. Eccolo là. Azione, signorina. Buongiorno. Non c'è. Chi? Adalberto. Non c'è. Lo so. Adalberto è il caffè vecchio del Polco, per il ricevimento. A preparare il ricevimento? Sì. Ci siamo fidanzati, credo che lo sappiate. Ne ho sentito parlare. Cercavo proprio lei, signor Zolta. Me? Sì. Mi conoscete, forse? Oh, no. Volevo ben dire. Ma indovino. Brava. Zolta. Antonio. Ah, Antonio. Perché? Non vi suona? Sì, anzi, è un nome bello. Allora, questo che cos'era? Il provino per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia? Ma veramente, quando sono entrata al Centro Sperimentale, ancora non parlavo italiano. E poi ho detto, era una selvaggia. Stavo lì sul palco e non ho detto niente. E la gente dice, ma questa che è araba? Allora io mi sono incavolata, sono andata lì, ho sbattuto la porta e me ne sono andata senza parlare. E mi hanno promossa per il temperamento. Ah sì, quindi sì. Senza provino. Senza fare niente. Però lei poi è entrata, ma poi come è andata a finire? E poi sono stata sì, al centro, no, ma no, è stata una bellissima avventura, ho anche imparato l'italiano che non sapevo, anche se sono italiano ovviamente. Nel 1958 appunto recita nei soliti ignoti. Eh sì. E quello diciamo, anche se ora ci ha detto che ha cominciato prima, però... sì, sì, i soliti ignoti è il 58. Vediamolo un po', anche questo. Qui è? Sono Michele, dimenticai le chiavi. Ma sei carina. In giro dicono che sei nascosta perché sei brutta. Io lei non la conosco. Se ne vada che sta per arrivare Michele. Lo spero bene, gli devo dire una cosa importantissima. Però appena lo vedo gli dico che lo denuncio per sequestro di persona. Io capisco tenere una ragazza chiusa dentro casa in Sicilia. Perché se esce dove va? Sono tutti sassi e fichi d'India. I fichi d'India ce l'avrà lei a casa sua? Magari, da me ci crescono solo i funghi. Sto in un seminterrato. Ecco, e parla da Sicilia. Scherzavo. Io mi chiamo Mario, Mario Angeletti, e tu? Carmela. Che effetto le fa rivedere questi soliti ignoti? Beh, quando ho fatto questa scena, che gli sbatto la porta... Gli ho fatto male. Ah sì. E Monicelli mi ha detto: guarda, al cinema si fa, mica si fa per davvero. Gli ho sbattuto la porta in faccia. Ti ha fatto venire un bel divino. Ah, sì. Allora, tutti pensano che sei una gattina da accarezzare, ma invece sei una pantera, una tigre, una che se vuole divora il domatore. Si riconosce in questo ritratto che feci di lei Luchino Visconti? Sì. Beh, con Luchino ho avuto la fortuna di fare 4 film. E lui mi voleva molto bene, stavo sempre a casa sua, si mangiava sempre insieme e sotto il tovaglione mi faceva sempre trovare gioielli di Cartier. Ah sì? Sempre. Quando andava a mangiare da lui? Sì, sempre. Poi anche tutti i viaggi, ci devi venire con me. Ecco, allora con Luchino Visconti fece il Gattopardo. Eh sì. Allora vediamo un piccola clip anche del Gattopardo. Film famosissimo. Thank you.
immagini questo? È pazzesco, ma dove l'avete trovato? Dico, ma com'è stato ballare con Burt Lancaster? No, è stata una cosa meravigliosa. E la cosa poi incredibile è quando io dovevo baciare Alain, Luchino mi parlava solo in francese. All'orecchio mi diceva, quando lo baci, voglio vedere la lingua. Ma doveva baciare Alain Delon. Ma non l'avevo mai fatto. Quando doveva baciare Alain Delon. Sì. No, ma... Voleva, come dire... lui voleva... No, ma devo dire, per me è stato un film molto, molto, molto importante. Grande amore della sua vita è stato Pasquale Squittieri, sì. 30 anni. Sì. 30 anni insieme, che poi ho letto, che ho raccontato che lei è andata a New York... Sì, è vero. Che sì. Era lei che aveva deciso come. Sono io che l'ho scelto. L'ha scelto lei. Sono io che l'ho scelto. Come, sì, come è accaduto? È andata a New York? Sono andata a New York e ho detto a mamma: devo andare a New York. Come mai? C'ho un appuntamento. Sono arrivata lì e avevo un numero di telefono di un suo amico. Allora chiamo questo e questo mi dice: ma chi è? Claudia Cardinale. Perché mi chiama? Sto cercando Pasquale. Ah, sta qui accanto a me. Mi passa Pasquale che dice: ma perché mi chiami da Roma? No, vieni a prendermi, sono a JF Kennedy. È rimasto... Senza parole. E quindi che è successo poi? L'è venuto a prendere? E poi lui c'era un sacco di donne, le ha lasciate tutte. Lei comunque ha controllato in quei 30 anni, diciamo, beh vabbè, stando con Claudia Cardinale cosa poteva desiderare? No, abbiamo avuto un bellissimo rapporto, poi anche una figlia ovviamente, sì sì. Ecco, però lei è stata sposata anche con un produttore con cui ha fatto anche dei film, che è Franco Cristaldi. Beh, io sono stata sotto contratto con lui tantissimi anni. Lui un grande, grande, grande produttore internazionale. Sì. Ma eravamo in America e lui, senza dirmi niente, ha detto, siamo entrati per sposarci. Io poi sono tornata a Roma e ho annullato, perché io non voglio essere sposata. Allora, le volevo chiedere, sa che qui in Italia si è insomma molto discusso dopo la testimonianza che c'è stata di Asia Argento e molte donne anche hanno raccontato di essere state molestate, violentate da questo importante produttore di Hollywood. Ecco, diversi commentatori hanno detto appunto che anche il fatto che Asia comunque abbia denunciato pubblicamente quello che è successo è stato un fatto rivoluzionario. Lei che cosa ne pensa? Io credo che l'avrebbe dovuto dire subito e non dopo tanti anni così, perché se c'è una violenza, io Asia la conosco e la amo molto, la ammiro assolutamente, però bisognava denunciare immediatamente. Però non crede che magari a 20 anni è difficile, diciamo, denunciare così immediatamente, si sono soggiogati anche da questa figura così importante come questo produttore? Poi non solo lei, molte donne hanno denunciato molto dopo. Sì, sì, lo so, c'è stata tutta una lista. Infatti. Lei non ci ha mai pensato di tornare a vivere in Italia? Ma io adoro l'Italia, intendiamoci, perché sono italiana, anche se in Francia alle volte mi levano la E e io mi incavolo. Ma lei, diciamo, che idea si è fatta del presidente Macron? Lo segue? Segue la politica francese oppure no? Ma io l'ho conosciuto prima che diventasse presidente. Lui e la moglie. Sì. E lei mi ha raccontato tutta la vita. La vita perché che hanno passato insieme. No, perché lei era la sua... professoressa, e lui aveva 14 anni, lei era sposata con figli, e lui a 14 anni si è innamorato di lei, e ci siamo incontrati prima, e lei mi ha raccontato tutto, poi a lui gli piacevano i western, aveva visto tutti i miei western, e abbiamo chiacchierato, e poi improvvisamente è stato eletto, ma io sono molto felice perché Marine Le Pen, francamente... Quindi... Ah no, per me... È contenta che è stato eletto Macron? Assolutamente, Marine Le Pen è estrema destra. Certo, come no. È contro i migranti, contro tutto. Ma invece la politica italiana le capita di seguirla o no? Sì, sì, ma secondo me sono troppi politici. Ho letto che è stata molto amica anche di Brigitte Bardot. Assolutamente. E invece ha avuto una storia molto diversa. Sì, BB contro CC, la bionda contro la bruna. Infatti lei mi ha scritto una lettera tanti anni fa, alla mia pistolera che amo tanto. E lei ha smesso molto presto. Molto presto. E per me il primo film che ho visto quando era a Tunisi era il suo. Quando era giovane Brigitte Bardot. Ah, stupenda, poi cantava, ballava, tutto. Ma adesso vi capita di sentirvi?
Sta con uno di estrema destra, di Marine Le Pen, allora non chiamo più. Ah, niente, quindi di estrema destra, diciamo, lei non c'ha quelle idee? No, no. No, lei è quello che sta con lei, fa parte di Marine Le Pen, insomma, a me non mi va. Quindi niente, quindi questo impedisce la frequentazione. No. Ma lei si sente una donna più di sinistra? No, io sono una donna libera. Grazie davvero di essere stata qui con noi. Claudia Cardinale. Grazie.